Un saluto agli amici del Corriere dello Sport.it e bentornati sul nostro sito. Oggi ci sono venuti a trovare due graditissimi ospiti, Cristiano Caccamo e Claudio Colica. Benvenuti. Ciao, ciao, grazie di averci invitato. Allora, siamo qui per parlare di sport, di calcio. So che insomma voi siete dei partiti, siete veramente dei... no? Cioè, ferratissimi. Ieri ha giocato Roma contro? Bayern. Bayernord. Bayern. Che è una crasi tra... perché Roma giocherà col Bayer Leverkusen, quindi lo ha fatto so benissimo, una bella crasi. Lo so benissimo. Okay, quindi io sono tifoso. La scelta artistica era la tua. Benissimo. Siamo qui per parlare di Io e mio fratello, che è una commedia romantica... Tuo fratello? No, è quella. Molto ridere questa. No, non sto qui per parlare di me stesso, ma di questo film, che è una commedia romantica molto divertente, ma che c'ha anche dei temi dentro che affronteremo, e, che uscirà oggi, perché non so quando caricheranno il video, dal 21, quindi cioè, è già disponibile su Prime Video. Allora, di solito io chiedo la sinossi al regista, non c'è il regista oggi purtroppo, è assente, giustificato, e quindi uno di voi due si deve sacrificare e raccontarmi un po' la storia. Prego. Io ho delle difficoltà nel raccontare i racconti. Io non sono neanche nella locandina. Potete dividervi i tempi, uno fa il primo tempo, uno il secondo. Allora, eh? Aiutami in questa cosa. Allora, parla di questa storia familiare. Questa Sofia che diciamo torna in Calabria, in questa terra che lei ha lasciato, dove ha lasciato me, che sono appunto il fratello, mia madre. E io ho preso carico dopo la morte di mio padre di questa impresa azienda vinicola. E con tutte le problematiche poi di questa azienda e l'incapacità mia di gestirla. E io mi sposo con la ex, diciamo, fidanzato, l'ex storiella che ha avuto mia sorella. Non so se è chiaro, sì, però c'è l'incrocio delle cose. È chiaro. E quindi lei torna in Calabria per rovinarmelo questo matrimonio alla fine. Per riprendersi, insomma, Michela. Che poi loro due si sono sempre odiati, insomma, siamo un rapporto travagliato. Sono un posto travagliato. E da lì, insomma, si scoprono tantissimi altarini, bugie varie di tutti con tutti. Il personaggio invece di Claudio è un po' l'anima, se vogliamo, non lo so, è l'angelo che parla un po' sulla spalla di Sofia, giusto? Sì. Il consigliere, bravo, non mi veniva consigliere. Sì. Il consigliere di Sofia, giusto? Sì, che, questo Alessandro. In sostanza. Sì, è il coinquilino / miglior amico di Sofia, è l'unico che le dice le cose come stanno, è anche duro volendo con lei, ed è l'unico ascoltato realmente da Sofia, quindi ha detto bene, l'angioletto consigliere sulla spalla. Rapper. O meno ci prova almeno quanto sì, meno. Sì, no? Come tutti praticamente. Siamo tutti un po' rapper se vogliamo anche. Esatto. Senti, invece Mauro, il tuo personaggio è un po' vittima un po' di queste maschere, no? Che le famiglie ci impongono. Lui è costretto a rimanere nell'azienda di famiglia, mentre Sofia, no? Che tra l'altro è interpretata da Denis Tantucci, è scappata, è andata a Milano, insomma, a farsi un'altra vita. Lui deve prendere l'eredità del padre, che non c'è più, deve prendere in mano questa azienda vinicola. E quindi, diciamo, porta il peso di una responsabilità enorme, giusto? Certo, lui si fa carico appunto di questa azienda e da lì iniziano tutte le varie bugie. Lui non ha il coraggio di dire che è in difficoltà, fino ad arrivare ad un punto in cui invece va a schiantarsi. E questa è una cosa che rimprovera poi molto la sorella di essere scappata e di averlo lasciato lì da solo, insomma, a gestire questa situazione. In questa commedia ci stanno anche... si parla anche un po', anche ci sono molti giovani, anche voi siete giovani ovviamente, però dico, cioè ci sono degli attori molto una generazione molto nuova, la nuova generazione che sta venendo fuori, e questa nuova generazione c'ha un po' un problema, se vogliamo, no? Che di fronte a una scelta pressoché illimitata, cioè sai col cellulare ci sta l'esempio Teresa Mannino che nel film rimorchia appunto i ragazzi giovani con l'app, no? Giusto? Quindi ci sono delle app che ti danno tutto subito a disposizione, quindi hai delle scelte praticamente illimitate. Avendo queste scelte limitate è molto facile sbagliare, giusto? È vero, è la doppia medaglia, sì. È facile sbagliare, questo è vero, la confusione magari è maggiore, però hai tante possibilità, magari prima invece era diverso, le possibilità erano poche e la scelta magari era molto infelice, invece adesso hai tante possibilità e puoi trovare delle strade diverse, sicuramente la confusione aumenta, le aspettative da parte degli altri aumentano e quindi questo forse crea un disagio. È una cosa che io non ho nella vita, quindi questo io come personaggio. Mauro tantissimo. Ah, sì. No, poi nel film, infatti, senza spoilerare, Teresa poi ha problemi con l'app e invece nella vita reale trova forse, no?
E ho detto tutto. A quel detto e non detto, no? Che rimane un po' lì, nel limbo, no? Allora, tra i, appunto, altri temi, io me li so segnati perché sono tanti poi in realtà, perché questa è una commedia, sì, che fa ridere ma fa anche riflettere tanto, che pone tanti temi che sono molto attuali, no? Ad esempio c'è il peso delle aspettative, come dicevamo. Voi nella vostra carriera d'artisti, no? Facciamo un po' i parallelismi, no? Queste domande che si fanno, che però in effetti è vero. Il peso delle aspettative, voi ce l'avete mai avuto nella vostra vita? Beh, io ti posso dire... Hai sofferto, dico, questo peso delle aspettative? Io forse il contrario, perché io venendo comunque da una realtà un po' più web, magari, ecco, la gente non aveva molte aspettative su di me. E poi io spero di averle... di aver ribaltato... Adesso ce l'hai magari. Magari ce l'hai adesso. Da adesso in poi, dici. può essere. Io nemmeno l'ho mai vissuto. Forse siamo fortunati entrambi, perché in realtà la maggior parte dei nostri coetanei invece ne subiscono tantissimo. Dipende anche dalla famiglia. Nel senso, io nonostante abbia fatto una scelta molto particolare in cui l'aspettativa è difficile anche averle, il mestiere nostro è così precario che il pensiero di quello che sarà è veramente complicato. Quindi io spero che me lo facciano fare il più lungo possibile, se no poi mi inventerò qualcos'altro, se c'è qualcosa da fare qua. Che calcio non capisco niente, però. Ho sempre il tempo a imparare. Allora, una domanda. Bayern Nord, Bayern. Sì. Allora, un'altra domanda invece. Sì, in questo film si parla anche della necessità di cercare la perfezione, soprattutto Mauro la cerca in questo film, no? Anche nella realtà voi cercate la perfezione, siete dei perfezionisti oppure vi accontentate, cioè, di un prodotto? No, io non la cerco, forse in casa la cerco, vale come cosa? Cerco di essere tutto preciso, le cose distanziate così, dico questo no, questi colori, quindi forse in casa. Però nel senso, nel lavoro è quasi impossibile, poi soprattutto nel nostro, che è un lavoro fatto da tantissime persone, sì, perfezione è veramente quasi impossibile averla. Ma la mediocrità non è così male, poi. Ci fa vivere anche comodi, meglio, se vogliamo. No? Sì. Ci fa stare comodi, infatti. Io diciamo che idealmente cerco di essere perfezionista. Cioè, mi piacerebbe esserlo, poi a un certo punto mando tutto in vacca. Dico, ma va bene così. Va bene lo stesso. Italiano. Sì, sì. Allora, in questo film ovviamente c'è tanta Calabria, no? E qua giochi in casa, Cristiano. Tu sei calabrese di nascita, no? Sì. Questo paese, il paese dove avete girato? Altomonte si chiama. Altomonte, che quanto dista invece dal tuo paese d'origine? Almeno 2 ore e mezzo di macchina. Io sono verso sud, diciamo, nella provincia di Reggio Calabria. Okay. Il paese si chiama Taprianova e invece qua siamo più sulle montagne, verso Cosenza. Allora, i personaggi, diciamo, passano dalla metropoli di Milano, ovviamente all'inizio del film, in cui appunto il tuo personaggio Alessandro convive appunto con Sofia, e poi a un certo punto si passa in una realtà completamente diversa, no? Un paese molto più piccolo, la Calabria è tutto un altro mondo, praticamente, in sostanza. E il tuo personaggio a un certo punto scende giù in Calabria, no? Per andare appunto incontro a Sofia. Non so se abbiamo spoilerato, si può dire questa cosa? Si può dire. Si può dire. Qual è la prima cosa, l'impatto che hai avuto? Perché poi tu hai girato appunto in questo paese anche tu, no? Sì, perché sì. Io sono venuto a viaggiare in estate, quindi cioè faceva abbastanza caldo? Sì, però io sono stato benissimo. Si cioè, mangiava penso benissimo. Come sono stato su quel set, non è che non ho fatti tantissimi ancora, però... Sono stato veramente tutti siamo stati coccolati, viziati. Questa famiglia, poi Barbieri, in questo hotel dove siamo stati 2 mesi, era una casa vacanza, è stato stupendo. Sì, sì. Quando si va a girare in un paese così piccolo, no? Mi viene sempre il dubbio, ma gli abitanti, ci stanno degli abitanti, immagino che vivono in quel paese. Ma non lo so, di solito pochissimi. Chiedo perché magari è disabitato, credo. No, sono pochissimi, però c'era. Esatto. A me faceva molto ridere, non è che si può dire, però. E uno dei driver era il vice sindaco. Cioè, lui era talmente contento che noi girassimo lì nel suo paese, che si era messo, io voglio portare io gli attori, voglio fare... Faceva il pazzesca. Però no, tutti, ovviamente, figurati, in un paesino, qualsiasi cosa, la disponibilità del paese si muove per qualsiasi cosa, anche le partite, perché c'erano gli europei. Sì, è vero. Ah, questa la sapevo, cavolo, vedi? C'era e le avete viste le partite dell'Europa? Le abbiamo viste. Almeno le partite d'Italia? Sì. Ah, tutte, no. Io no. Allora, in questo film ci sono anche tanti, ci sono dei cameo, ma ho anche comunque delle presenze importanti, di attori importanti, no? Ci sta Teresa Mannino, l'abbiamo detto prima, c'è Nino Frassica, che insomma fa la parte insomma di quello che produce il vino, del gestore, vero, diciamo, come possiamo dire, il padrone di questo vigneto, se vogliamo, no? E com'è stato insomma lavorare con personaggi così...
Io con Nino ci avevo già lavorato, sì, quindi lo conoscevo anche recentemente, quindi ormai abbiamo già fatto tre cose insieme, l'ho sfidato recentemente, quindi sono contento che mi vuole ancora bene, ma lui è una persona stupenda, anche vabbè Teresa, io no, Teresa non la conoscevo, ed è uno spasso, noi siamo rimasti molto, molto legati, siamo andati a cena ieri, ma questo non me ne frega niente, questo non c'entra niente. Però cena, tu cucini bene, vero? Io cucino benissimo. Yes. Ma poi ogni posto dove andavamo, lui prima cosa entrava nella cucina e si mette a cucinare lui. Che, no, se l'ho fatto andare il barbiere, però entrare in cucina mi piaceva. No, no, allora farmi raccomandare cosa c'è di bello oggi, ma me lo fai un po', mi piace questa cosa. Bene, quindi insomma era lui il punto di riferimento, sì, giustamente, insomma, sì, essendo il padrone di casa, se vogliamo. Quanto avete girato? Quanto siete stati? Quanto mese? 7 settimane. 2 settimane mi sembra un po' poco in realtà. Comunque insomma vi siete divertiti sul set, insomma, da morire, sì, moltissimo. C'è stato un bel feeling. Questo rapporto appunto generazionale non si è sentito, perché pure diciamo, i colleghi più anziani sono stati molto disponibili. Assolutamente, Lunetta Savino che faceva mia madre, Marco Leonardi che faceva insomma mio padre. No, con tutti, no? Un tavolone unico, era, sì, esatto. Stavamo tutti là, questo tavolone gigante, mangiavamo là. Pranzo c'è, perché poi stavamo sempre insieme. La cosa più bella erano i pasti, chiaramente. Quindi era scandito, il film era scandito, tra il pranzo e la cena, poi però, nel mezzo c'era un film. Allora, bisogna anche dire che però avete anche lavorato. Anche lavorato. A tempo perso? Sì, sì. Allora, io di solito concludo le interviste parlando di calcio. Con voi mi pare di aver capito che è un po' complicato, però si può parlare un po' di sport, no? Giusto, parliamo un po' di sport. Siete degli sportivi? Sei o sei? Che cosa devo dire? Ditemelo voi. Io lo sono, ho fatto nuoto tanto tempo, adesso mi alleno comunque un po' di palestra. Siamo entrambi venuti dalla palestra prima di venire Vedi? Qua. Siamo entrati entrambi, veramente. Abbiamo il borsone con le cose da palestra. Però sportivo un po' mi offendi, cioè nel senso, ora calma, mi alleno in palestra, dai. Bene, però sport in televisione ne vedete poco? Pochissimo, cavolo. Pochissimo, però gli europei l'avete visti? Gli europei l'abbiamo visti. Il classico italiano che guarda solo l'Italia, tipo solo l'Italia. Ma niente, uno sullo sport, il basket, il tennis, lo guardi? Giocavo a basket. Ma li guardi qualcosa? No. Niente. Ma giocavo a basket più quando andavo alle medie? Tutti quelli che dicono, no ma io ballavo, ma quanto, dai 7 ai 12, dai 7 ai 10 anni non vale niente. Anche cioè, tennis. Devi fare qualsiasi di solito dai 12 in su, sì, ecco, dai 12 in su ha un senso. Prima è un po' quasi un obbligo, diciamo, se vogliamo, no? Bene, benissimo. Allora io vi ringrazio di essere stati i nostri ospiti. Allora ricordiamo l'appuntamento su Prime Video con io e mio fratello. Questa commedia divertente, tra l'altro, diciamo la regia di Luca Lucini. Ovviamente ci siete voi due, ma ci sta anche Denis Santucci e Greta Ferro, che sono le altre due protagoniste femminili del film. Grazie ancora, un saluto ai nostri amici e a presto. Ciao a tutti, grazie. Vengo da una famiglia di viticoltori. Una madre e un fratello, ma è come se non li avessi. Li ho lasciati in Calabria 10 anni fa. Com'è andata? A 23 anni, un corpo pazzesco. Ma te credo, a 23 anni che ti aspetti? Scusa, siamo al primo piano. Tutte uguali, mi sembrano. Tutte uguali. Sono tutte diverse. Ma vuoi sapere qual è l'unica cosa uguale? Indovina un po', tu. Tra 10 giorni ci sposiamo. È Mauro. Tuo fratello. Sofì. Ci vediamo troppo poco. Ci vediamo soltanto per i funerali e per i matrimoni. La perfezione non esiste. Poi uno sceglie e c'è subito il rimpianto per le strade che ha scartato. Te lo ricordi quando ci immaginavamo a 30 anni? Bernardo! E la vigna è la vita. La vigna è il cibo. Ha mandato all'aria l'azienda. Ci mette 3 anni per dirmelo. Non mi sono mai sentito così solo. Ho detto di sì al matrimonio per non far dispiacere le persone. Però adesso ho capito che non ho capito niente. Tu nel mio mondo ci stai sempre. Mi fai compagnia. Tu rendi tutto sopportabile. Ma io prima di te non lo sapevo che c'era un'altra musica. E adesso che lo so, non posso farne a meno. Finalmente un po' di leggerezza in questa casa, eh? Sono tutti... pesanti. Sono pesanti.